stai friggendo qualcosa in padella quando una goccia di olio bollente schizza e ti cade sulla mano. Ahia! Ora immagina la stessa cosa, ma con la lava. Potresti bruciare ciò che frigge nella padella, ma che mi dici della mano? Beh, probabilmente diresti qualcosa oltre ad ahia, che qui non si può ripetere. Lava è quella roba che fluisce dai vulcani e nasce sotto forma di magma, ossia roccia liquida calda. Il magma diventa lava una volta che prende coraggio ed esce dal guscio, cioè quando fuoriesce dal vulcano. Non è solo una questione terminologica, il magma perde alcuni gas e acidi quando cambia il suo nome. Dunque, a che temperature può arrivare? Beh, dipende da quanto è fresco. Serve lava? Prendi un po' di lava calda. È più calda appena esplode nel sottosuolo e si raffredda mentre fuoriesce. Possiamo fare un'ipotesi sulla sua temperatura in base al suo colore. In linea generale, più è luminosa, più è calda. All'inizio è arancione brillante ed è a circa 1000 gradi Celsius, quindi si raffredda fino a diventare rosso vivo a circa 800 gradi, poi rosso scuro a circa 700 gradi, rosso marrone a 500 e una volta che si indurisce diventa nera. 1000 gradi Celsius. Pensa al giorno più caldo che potresti mai sopportare, diciamo qualcosa tipo 45 gradi. Ora moltiplicalo per 20. E ora immagina una goccia che cade sulla tua mano. Mettiamola così. Supponiamo che sei talmente veloce da schivare la lava che quindi passa oltre. Bene, continuerebbe il suo percorso grazie alla gravità e brucerebbe attraverso il pavimento, trapassando il soffitto e il pavimento al piano di sotto. Tuttavia, ricorda, è roccia liquida e si raffredda una volta che emerge da sottoterra. Si innescherebbe un incendio, quindi dovresti trovare un estintore e in fretta. Ma aspetta, da dove è arrivata quella lava? Si trovava in una specie di contagoccia indistruttibile che la mantiene abbastanza calda da rimanere liquefatta? Si trova online? Vabbè, crediamoci. Quindi, se il pavimento non riesce a fermarla, capisci bene che il tuo braccio potrebbe avere dei grossi problemi. Hai mai visto quei video dove le persone sciolgono il metallo e lo riversano su qualcosa? Ora immagina che quel liquido penetrerebbe il tuo braccio fino a uscire dall'altra parte. Sul serio. Ma se si trattasse di una goccia molto piccola, allora rimarrebbe lì. Si raffredderebbe, si indurirebbe e si attaccherebbe alla pelle. E farebbe male, molto molto male. Ma ecco le buone notizie. Non sentiresti la pelle che brucia, almeno non subito. I nervi verrebbero bruciati prima di avere tempo di reagire. Ma a parola del saggio, non toccare la lava. Mai. Dunque, proviamo a fare un piccolo esperimento di tipo ipotetico. Immagina di poter resistere alle alte temperature. Sei un superumano, come quelle persone che possono ingoiare cose strane. Ma sei ancora più super, con una fame insaziabile di mettere alla prova i tuoi poteri. Anche quando eri piccolo, ti è sempre piaciuto il cibo piccante. Mangiavi tutto ciò che lo era. E mentre i grandi avevano bisogno di rinfrescarsi la bocca dopo solo qualche morso, tu volevi altra salsa piccante. Da adolescente, bevevi la salsa piccante come se fosse acqua. Per quanto riguarda l'acqua, potevi berla mentre bolliva. I medici non sono stati in grado di spiegare il perché. Sei un vero fenomeno e sei su tutti i giornali e le tue avventure continuano. Dopo l'università, decidi di provare il peperoncino più piccante sul pianeta, il mietitore della Carolina. Questo peperoncino è noto per mandare le persone all'ospedale. Può letteralmente bruciarti la lingua. Queste strane storie ti incuriosiscono e prenoti subito un volo per la Carolina del Sud. Arrivi in una piantagione locale e un agricoltore ti dà il peperoncino più caldo e più maturo che possiede. Fai un respiro profondo, gli dai un morso e... niente. Non senti la piccantezza, solo un sapore dolciastro. Confuso e sconvolto, mangi qualche altro peperoncino, ma non senti nulla. Tutto ciò che l'agricoltore riesce a dirti è: l'unica cosa più calda di questo peperoncino è la lava! Sicuramente era una battuta, ma settimane dopo non riesci ancora a toglierti quelle parole dalla testa. E se provassi una sola goccia? Potrebbe essere la salsa piccante perfetta? Quella che stai cercando da sempre? La tua curiosità ti porta alle Hawaii, sede del vulcano più attivo al mondo, il Kilauea. La lava rovente scorre continuamente, come fiumi infuocati che si estendono in tutte le direzioni. L'idea di poter assaggiare la parte più antica e profonda di questo pianeta ti consuma. Sembra poetico, ma è così.
Vedi, è abbastanza rovente da sciogliere la roccia nel sottosuolo e più in profondità vai, più alte sono le temperature. Alla fine raggiungi il nucleo, il cuore del nostro pianeta. Le vene di magma scorrono dal nucleo esterno, attraverso il mantello e verso la superficie. A volte, se il magma è particolarmente denso, può accumulare così tanta pressione da creare un'eruzione esplosiva. Questo è il tipo di eruzione più spettacolare che esista. Esistono eruzioni effusive, dove la lava è sottile e fuoriesce lentamente e silenziosamente. Sì, non è così eccitante. Ad ogni modo, è tempo di assaggiare un po' di Kilauea. Inizi la tua ascesa, ignorando la parte più scura e dura. Non è abbastanza calda, ricordi? Ti arrampichi in alto dove la lava è più luminosa, più fresca e più calda. Tiri fuori un cucchiaio di ghisa. Ecco, è il momento della verità. Raccogli una piccola quantità di lava, senti il suo calore e lasci cadere un paio di gocce in bocca. Oh sì, è davvero rovente, finalmente la senti. Ma che sapore disgustoso. Sa di sassi, che schifo. Non c'è dubbio, non hai trovato la salsa piccante perfetta, ma puoi goderti l'incantevole e terrificante vista dentro al vulcano. Il lago di lava sottostante bolle come una zuppa, con densi fumi caldi che salgono in alto. In realtà saresti svenuto ancora prima di esserti sporto, ma facciamo finta di niente. Rimani fermo, deluso, ma ancora meravigliato, e non puoi fare a meno di chiederti: e se qualcuno cadesse dentro al vulcano? Potresti anche avere uno stomaco d'acciaio, ma decidi di non rischiare. Inoltre ricordi vagamente che c'è un canale YouTube con delle lampadine, dove c'era un video davvero divertente e informativo sul fatto di cadere in un vulcano. Dovrei trovarlo e rivedermelo, dici a te stesso mentre scendi e torni verso casa. Wow, che viaggio! Ora ho voglia di qualcosa di piccante. Ad ogni modo, se oggi hai imparato qualcosa o ti sei solo divertito, da un mi piace al video e condividilo con un amico. Ed ecco degli altri video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.